Ciao ragazze! Ciao! Allora, eccomi tornato con un nuovo video e oggi finalmente filmiamo il boyfriend tag. E appunto era un video che mi avevate chiesto in tantissime e soprattutto diciamocelo dai, non vedevate l'ora di rivedere la guest star. Esatto, tutto all'opera. Allora, questo boyfriend tag, vabbè, tutte voi sapete che cos'è, è famosissimo, lo si fa da anni, non l'avevo mai fatto. Praticamente farò delle domande a Riccardo riguardo a me, un po' la nostra storia, e tu dovrai sapere tutte. Però, ma se non le so, se non le sai, aspetta. Qual è la punizione? È che io ti do un bacio con rossetta. Oddio! Oppure, se proprio è un errore molto grave, ti segno qualcosa con nella faccia. Rossetto bello rosso. Allora, dove ci siamo conosciuti? Ci siamo? Beh, dipende. Non sbagliare. È una risposta molto diplomatica. No, precisamente. La prima volta che ci siamo conosciuti eravamo in gita scolastica del quinto anno di liceo. Dove? A Praga. No. Beh, stavamo andando a Praga. Era Monaco, Praga. Vabbè, ci siamo conosciuti che eravamo a Monaco in hotel. Beh, ma non era... Dove siamo andati al primo appuntamento? Al primo appuntamento siamo andati in un parco, in un paesino vicino al nostro dove abitiamo. Quale parco? Come si chiama? Non sì, il nome del parco, un parco, c'erano tre alberi, due panchine, quello che sarebbe il nome del parco. Vabbè, te la do buona. Tu non sai neanche tu il nome sì, del parco. Sì, la favorita. Ma no, non stavi pensando a quello. No, il primo appuntamento, non siamo andati lì. Sì, invece, cosa stavi pensando? Sì, no, beh, stavo pensando. No, cosa stai? No, stavo pensando. Sì, è il posto giusto. Ma no, il naso. Il naso no. Stai su che andiamo fuori fuoco. Domanda vabbè. Numero 3. Qual è stata la tua prima impressione di me? Appena mi hai visto. Ma posso rispondere? E tu vai di là. No, beh, una bella ragazza, simpatica, carina. Tutto ciò. Bene. Abbastanza intelligente, diciamo. Quando hai incontrato la mia famiglia? La prima volta. La prima volta, però raccontiamo come sono venuto a casa tua la prima volta, che è da morire da vita. Vabbè, sto esagerando. Prima di la prima volta che hai visto allora, mia mamma. Allora, la prima volta che ho visto tua mamma dovevamo andare. No, sinceramente, la prima volta che ho visto tua mamma. La prima volta che hai visto mia mamma, sì, io mi ricordo io. Io mi ricordo invece la prima volta che sono venuto a casa tua. Che tu stavi guardando un film, non so se fosse Psycho. Stavo guardando un film di Tim Burton. Un film pazzesco. Io sono entrato nella scena che non c'era sto cattivo che stava sgozzando la gola a qualcuno e mangiandogli non so che parte del corpo. Quindi la prima volta che sono andato in casa tua ho preso una paura, ho detto io qua è meglio che sto il meno possibile. La prima volta che l'hai vista è quando sei salito in macchina che siamo andati ad Asiago a trovare una mia amica a fine agosto. Sì, ma dopo vuoi farlo anch'io, scusami però, perché dobbiamo far pari. Vabbè, allora ragazze, pollice in su se la prossima volta volete vedere esatto, il girlfriend no, tag. Per forza. O un altro tag. Domande invento io. Va bene. Ci sto. Domanda numero 5. Ho qualche strana ossessione? Oh beh, cioè, c'è una lista infinita. Ossessione, però ossessione in positivo. La mia ossessione qual è? Quella più i grande. I vestiti? Vabbè, a parte i vestiti che quello un po' la moda, la casa. La casa. E come deve essere la casa? Tutta bianca. Ecco. Tipo i cosi, gli ospedali, avete preso. Tutto bianco. Non capisce niente. Da quanto tempo stiamo assieme? Però devi dire precisamente. Vabbè. Com'è il CCC? No, è un CCC o un CCC? No, è un 5 e... Aspetta, poi fai il conto. No, siamo insieme da... Cioè, ancora un po' lo sanno anche loro. 5, non so se... 5 anni e... una decina di mesi più o meno. Sì, quanti mesi? Più o meno 10, siamo messi insieme ad agosto, quindi se adesso siamo a giugno, luglio, agosto, 9 mesi. Quindi quanto in totale? 5 anni e 9 mesi. Oh, ci resta un po'. Abbiamo una tradizione? No, non particolari. No, non lunghi almeno da tanti anni. Non particolari tradizioni. No. Domanda numero 8. Qual è stato il nostro primo viaggio in macchina? Quello che ho detto prima quando siamo andati a quella festa. Sì, quello è giusto, quella festa. Da soli, siamo andati a una festa a fine agosto, in una villa molto bella.
E basta. Qual è stata la prima cosa che hai notato di me? Ma è uguale a quella di prima. No, quella è stata la prima impressione, quella di aver già parlato. La prima cosa, il primo impatto fisico. La prima cosa che ho notato di te, il neo. Il neo. Davvero? Te sei invitato adesso? Sì, mi sono invitato adesso. No, non lo so. In generale, come hai notato una bella ragazza, e cosa nota uno, no? Domanda numero 10. Qual è il mio ristorante preferito? Ma a te non è che piace più di tanto andare al ristorante, sinceramente, quindi io vabbè, di quelli che andavamo anche quando andavamo. Beh, ti piaceva andare al sushi? Sì. Anche il pesce, c'era un ristorante di pesce lì a Vicenza che ti piaceva. Sì. Poi più o meno no, quelli. No, top, sì, non ce n'è uno. Non è amantissimo il ristorante. Domanda numero 11. Quali sono gli argomenti per cui litighiamo di più? Boh, qual è l'argomento per cui ti tirano di più? Che tu? Cos'è che fai che mi sento sempre nervoso? Tutti i giorni? Cos'è che faccio? Lascio in giro le calze? Lascio in giro le calze? Vabbè, lascio in giro le calze, ma è... Allora, lui praticamente tutte le ore della casa si è seduto tutte in cucina. Tutte le ore della casa? A tutte le ore della casa, andiamo avanti. A tutte le ore del giorno si è seduto in cucina, in bagno, in salotto, ovunque in una sedia lui si toglie le calze e le lascia in giro. Ma che le lascio in le giro? Le lascio in giro. Le lascio momentaneamente fuori dal loro posto per poi andare a recuperare. Sì, io secondo ma chi è che momento, ti dice di andare a recuperare? Da quello è un altro discorso. Vabbè. Ma... chi porta i pantaloni nella nostra relazione? Io, decisamente. Io. Beh, insomma, adesso dipende. Diciamo che dipende. 50-50. Se sto guardando la TV... che cosa sto guardando? Ah beh, ti avevo detto prima, quello che sgozza qualcosa, che si mangia le parti di qualcun altro. Allora, perché una volta ho visto un film di Tim Burton. No, beh, ma scusami, ma te ti pare che la prima volta che inviti uno che potrebbe essere il tuo futuro amoroso in casa, ti fai trovare tu spiaggiata come un balenotto sul divano in pigiama guardando il film di Tim Burton. Ma scusami, è ovvio che mi hai lasciato di male. Vabbè, però adesso diciamo, sto guardando non la TV, magari un film, che tipo di film stai guardando? Sono due possibilità. YouTube. Stai guardando? Ma in TV o un film? Che due tipologie di film mi piacciono? I film horror che io non voglio guardare, perché thriller, fa paura, diciamo. E i thriller oppure un film romantico. Ok. C'è un cibo che non mi piace. Vabbè, questo è facilissimo. Un cibo che non mi piace. Lo yogurt. Ah, il formaggio, vabbè, ma c'è la lista, allora. Dai, quello lì lo siamo tutti. Il formaggio, vabbè, che poi per qua vicino. Rosetto. E qua vicino fanno il formaggio buono, anche c'è il formaggio di Wisconsin. Girati che devo creare. Che è famoso in Sud America. Facciamo sì, ma dai, però non mi avevi detto che facevi che c'era sta punizione. Facciamo lei, di Elisabetta. Ecco. Che cosa ordino da bere quando mangio fuori? Acqua calda. Acqua. A lei piace l'acqua calda, imbevibile. No, no. È bello che si arrabbia perché andiamo nei ristoranti e allora chiedono che cosa volete da bere e lei deve stare mezz'ora a spiegargli, perché qua in America non capiscono chi dice acqua calda, figurati. Non gli dico acqua calda, gli dico acqua senza ghiaccio, ma comunque non no, la capiscono. No, perché qua in America, spieghiamo, qua in America anche a meno 20 gradi sotto zero ti danno l'acqua col giusto. Ghiaccio, che uno gli viene il canotto fulminato. Ma è giusto così, e lei deve starci un quarto d'ora a spiegare che non vuole il ghiaccio. E poi chiedono a me, già poi fissandoti che anch'io avevo la stessa risposta, invece no, va benissimo quello che è il ghiaccio. E lei si arrabbia perché dice che poi si dimenticano quello che lei gli ha detto. Infatti poi la portano sempre col ghiaccio. Col ghiaccio tutti e due, vabbè, ma non è colpa mia perché io cosa devo ordinare anche io quella senza ghiaccio. Sì. Domanda numero 16. Che numero ho di scarpe? 42. Ma dai, io ho fatto 42. No, sono io quello che ha il 42, scusa, ho sbagliato. Tu hai il 40, 39 e 40. 39, guarda, sono sicuro. 39. Beh, 40 no, ormai c'è gli scarponi da sci, avrò 40. Vabbè, te la do giusta. Qual è il mio sandwich preferito? Se devo farmi un panino, con cosa me lo faccio? Cioè, con i pomodori, con l'insalata. Fai sandwich qua. Dolce, mi scapisce. Beh, qua Nutella, ma quello non è un sandwich, scusa. È un sandwich? Che talento ho? Mettiamo in pausa il video, saltiamo la domanda. Che talento ho? Diciamo che sei molto brava a rifare il letto la mattina. Su quello è un talento incredibile.
Hai un sacco di talenti, hai la capacità di sei brava a parlare, sei brava a esprimerti. Ma dai! Segniamo un velo pietoso. Prossima domanda. Che cosa mangerei tutti i giorni se potessi? Beh, fino a 3 mesi fa avrei detto il sushi. No, fino a, scusa, 1 mese fa avrei detto il sushi. Adesso forse non lo so, che c'è questa vena mezza vegetariana spinta, che quindi non saprei. Vabbè, vai sui dolci. Beh, Nutella di nuovo. Con cosa? Con? Ce li abbiamo in frigo. Con le favole. Quali sono i miei cereali preferiti? Quelli della Kellogg's, tipo di solito. Con cosa? Quelle fragoline. Con roba rossa. Una roba rossa. Una roba rossa. Kellogg's, mi ha dato la voce. Kellogg's e frutti rossi. Qual è la mia musica preferita? Ti aiuto. Facciamo un musical preferito. Che canticchio sempre le musiche quando sono in vena di farla scema. Che è proprio anche il film storico preferito. Non è una musica moderna. Un musical? Sì, un film. Quando? Di quanti anni fa? Parecchi. E questo che ne sapevo io. Ma dai, cioè, tutti i bambini al mondo cantano queste canzoni. Che tu cantavi le canzoni e non sapevi che era di quel film. Vabbè, ma non mi ricordo il titolo, ho capito quale, quello che c'è lui e lei che si amano tanto. Ma sì, ma... dai, quello che lui è. E lui che cosa è un teatrale, che è un teatro, una roba simile. Non mica per un teatro. Cioè sei proprio fuori. Ma come no? Ma sì, ho capito quale. The Sound quello. Of Music. Ah. Facciamo una stecchina. Qual è la mia squadra preferita? Di che? Non lo so. La squadra, quella per disegnare la squadra. Non segui nessuno sport. Davvero, non segui nessuno sport. Non c'è una squadra preferita. Di che colore sono i miei occhi? Marroni. Ma potevi descriverlo un po' meglio? No, marroni. Marron come lo stipite della porta. Qual è il nome della mia migliore amica? Dipende di che paese. Di che paese? La mia migliore. L'Anna. C'è qualcosa che io faccio che tu vorresti che io non facessi? Sì, rompo le mie scatole a me. Cioè, che risposta intelligente. Domanda numero 26. Vabbè, preparati che è una domanda molto intelligente. Da dove vengo? Da dove vieni? Da terra, da dove vieni? No, devi dire una roba più romantica. Da dove vieni? Da... dei fiori. Che torta mi prepareresti per il mio compleanno? Una torta che mi piace, che prendo sempre. La torta... quella con Nutella. Ma dai, Riccardo, la torta top che cerco anche qua in America, se la fanno. Famosissima. Ma dolce o salata? Dolce. Per il mio compleanno. Per Millefort. Ma cosa c'è? Toglio, non mi schiama, mi fiori. Dai, la torta che cerco sempre, buona, famosa. Ma la panna? Ma cosa vuol dire il nome ufficiale della torta? Mi preparo già. Con rossetto. La... quella con la panna? Ma cosa vuol dire con la panna? La torta ma che sì, prendo dai, sempre, che quella... ufficiale, che piace a tutto il mondo, famosa, che è tipica italiana. La bignolata. No. La... no, basta, non è... ma ho capito qual è, però non mi ricordo il nome. Con gli ingredienti è fatta. Con la panna? Non è fatta con la panna. Non è fatta con la panna. Il nome della torta è al maschile, ti do l'ultimo indizio, se no non va. Al maschile? Sì. La torta al maschile? Si chiama il... il tiramisù. Vabbè, ma ci hai messo troppo. No, scusami. Vabbè, ti do un bacino. Ma non voglio un bacino, perché... dai. Una delle ultime domande. Pratico qualche sport? No. Sì? No. Sì? Ma fai 10 minuti di Pilates ogni... a una volta a settimana. Ma non è vero, lo faccio quasi tutti i giorni adesso. Vabbè, comunque... 10 minuti di Pilates, se pur si può chiamare sport. Domanda 29. Che cosa potrei fare per ore? Per ore. Se tu mi lasci in un posto, che dico io, è una cosa che faccio per ore. Che potrei fare per ore, che però non è che faccio. Però che potrei. Potrei stare in piscina per ore. Dai, una cosa che potrei fare per ore.
Sta su YouTube. Ma no? Una cosa vabbè. Come? Non la sai, non la sai. No, ma non la so, cioè, ci sono tante cose che tu fai per ora. Stare al sole, stare a goderti il sole, e cosa che tu si fa per ora? Shopping, Riccardo. Ah, shopping, non vabbè, è una delle tante robe che puoi non fare era, per ora. Non la sapevi? Senta, fammi pensare cosa posso disegnare. Ti pulisco facilmente. Ti faccio un baffetto, così poi se non sai anche la prossima ti faccio l'altro baffetto. Se potessi vivere ovunque, dove andrei? Tu o io? Io! Ah, ma tu non lo so. Ma scusa, c'è nel tag e tu quanto sai di me? Ah, ok, credimi, se potessi vivere ovunque, tu dove andrei? In un'isola deserta. Sì. Col sole. Col sole. Questa era fatta giusta. Dai, ti faccio un altro baffetto così sei più carino lo stesso. Allora ragazzi, il tag è finito. Yeah! Contento? Sì, contentissimo. Pollici in su se vi è piaciuto questo video. Voglio i vincito comunque. Ecco, scrivete nei commenti se volete anche un tag inverso in cui Riccardo fa le domande a me. Ti metti tu le domande. Sì, sì, ma sarò molto cattivo. Però devo inventarmi anche la punizione. Quale può essere la punizione? Beh, se avete idee, scrivete nei commenti quale può essere la punizione. Vabbè, allora ragazzi, seguitemi sui social, su Instagram e Snapchat e sul blog, trovate tutti i link nell'info box. Io e Mister Faccia Paonazza vi mandiamo un bacione. Ciao! E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!